Buongiorno a tutti. Molto gradita la visita di stamattina del mio amico Cristoforo. A lui dedico questo piatto per la materia prima. Alla mia vicina di Ombrellone, Claudia, speriamo di esserlo anche quest'anno, anche se un po' più distanti, ma sempre vicini di Ombrellone. E al mio amico che vive in quel di Stoccolma, Claudio. Telline, le telline del Mediterraneo. Quindi, spaghetti alle telline. La secciatella, freschissima. Gli spaghetti con telline e seppie. Olio extravergine. Peperoncino, prezzemolo. E chiaramente, spaghetti. Ed eccoci operativi. Olio extravergine, spicchio d'aglio intero, le seppioline tagliate a listarelle e il peperoncino. Facciamo rosolare per 2-3 minuti. Le seppie sono state tagliate volutamente molto molto sottili, quasi da confonderle con gli spaghetti. Appena rosolate mettiamo dentro le telline, copriamo e le lasciamo aprire. Si apriranno massimo in un minuto. Non devono cuocere molto perché altrimenti asciugano troppo. Il sughetto è pronto, cuociamo la pasta, la mettiamo dentro, padellata e andiamo ad impiattare. Eccole qua. Possiamo anche spegnere, eh? Pronte così. Variante in corso d'opera. Sostituiamo il prezzemolo con un bel trito di basilico. E ogni tanto va bene queste cose, che già fa, perché arriva un... Mamma mia che profumo! Questo tocco di basilico è stata una bella intuizione. Il piatto è pronto. Un saluto a Cristoforo che mi ha portato una materia prima eccezionale, a Claudia, la mia vicina di Ombrellone, e a Claudio di Stoccolma, a Sicilia, c'è la Jumace, e pure un peperoncino.